Buongiorno a tutti, siamo appena rientrati da Bari, quindi per noi le mostre sono finite, visto che non parteciperemo al campionato italiano. Sulle mie spalle vedete la nostra fida che è rientrata fortunatamente e che fuori sicuramente non sarebbe stata bene, in quanto oramai è diventato un animale domestico. Sta benissimo, come vedete, è molto docile, molto affezionata a noi, quindi sicuramente fuori non avrebbe trovato un ambiente idoneo, soprattutto in questi giorni che c'è un maltempo incredibile. Siamo stati quindi, ripeto, fortunati, grazie a una signora che ce l'ha segnalata, di averla qua con noi. Passiamo quindi a spiegare il motivo di questo video. Ripeto, siamo appena ritornati da Bari, il campionato italiano è terminato, ne siamo usciti pure vincitori, siamo soddisfattissimi. Adesso quindi dobbiamo pensare, però finita la fase espositiva per i canarini, dobbiamo pensare alla fase di preparazione alle cove, che contrariamente a quanti pensano, le cove iniziano per chi adotta un sistema più o meno con andamento naturale, iniziano le prime deposizioni verso i primi di marzo, ma la preparazione va attuata almeno un mese e mezzo, due mesi prima, non si prepara una settimana prima un canarino a questo evento che è molto importante e che richiede appunto una preparazione, o almeno noi facciamo una preparazione per i maschi e per le femmine inizialmente, diciamo, separate. Abbiamo già l'anno scorso pubblicato la nostra precova, quest'anno la ripubblicheremo con delle piccolissime differenze per quanto riguarda soprattutto i prodotti che utilizzeremo, in quanto ne abbiamo trovati di nuovi. E quindi vi faremo vedere poi man mano nei video tutti questi prodotti che andremo ad utilizzare. Di nuovo c'è che praticamente abbiamo preso il lusso per il nostro allevamento, che è un pastoncino prodotto da un'azienda serissima che si autoproduce la materia prima. Durante gli anni sinceramente io sono sempre stato non indeciso, perché è un termine sbagliato, ma visto che io utilizzo principalmente il CD come base per le mie pastonate, mi sono accorto che in alcune pastonate, essendoci seme, essendoci pezzi di uovo grosso, mi tornerebbe meglio questo. Abbiamo preso il Lus 20, che è molto simile come granulometria a un fandispagna grattugiato. Il CD invece è fatto con pezzi anche di pane duro, quindi è un pastoncino totalmente diverso. Sono entrambi ovviamente dei prodotti validissimi, ma hanno una reazione diversa quando noi andremo a preparare poi le pastonate. Utilizzeremo il Lus principalmente per le preparazioni a base di quando utilizzeremo gli estratti e quando faremo delle pastonate, come nel caso di questa sera che faremo una pastonata all'aglio. Vi faremo vedere che il Lus si presta molto meglio per questa preparazione rispetto a un altro pastoncino. Faremo una pastonata all'aglio, come vi dicevo, che somministreremo per 7 giorni consecutivi, quindi chi vuole prendere già spunto o segnarsi qualcosa, somministreremo questo pastonato, dicevo, per 7 giorni consecutivi. La prepareremo due volte, perché in quanto la conserveremo poi nel frigo. Questa pastonata è il nostro antibiotico naturale, in quanto aggiungeremo a questa pastonata all'aglio il mio olio e il mio fieno. Chi non ha il mio olio e il mio fieno non si deve preoccupare, perché l'aglio ha già un effetto potentissimo antibiotico. Ovviamente il mio olio semplicemente completa questi, perché è ricco di principi attivi, quindi andrà a completarla. Quando io parlo del mio olio e del mio fieno mi riferisco soprattutto a chi lo ha. Chi non lo ha non c'è bisogno in molte pastonate di utilizzarlo, anche se, ripeto, è un prodotto che ha i suoi effetti, chi lo utilizza lo sa, ma non sono qua per convincere assolutamente ad acquistarlo. Chi si fida lo prende, chi no ne può fare benissimo a me. Questa pastonata di una settimana quindi con l'aglio e il peperoncino che ho omesso, faremo una pastonata con aglio e peperoncino, e se troveremo lo zenzero aggiungeremo lo zenzero. Questa servirà in questi 7 giorni ad avere, ecco, un effetto antibiotico, però un effetto antibiotico naturale, che rispetto ai farmaci
non causa nessuna controindicazione e sicuramente andrà a purificare in questa prima settimana l'organismo di tutti i canarini. Associato a questa pastonata somministreremo per 6 giorni in contemporanea l'Agesol 2 ml per litro, in questo caso per una settimana, e poi lo somministreremo ogni 6 giorni al mese, sempre nella dose di 2 ml, ma di questo poi ne parleremo. Quindi la combinazione dell'Agesol insieme all'aglio e al peperoncino sicuramente daranno enormi benefici, soprattutto all'intestino e alla parte enterica dei nostri canarini. Dopodiché, subito dopo l'epifania, faremo poi delle analisi delle feci per verificare se ci sono patologie in atto, e di questo comunque sempre parleremo poi nel momento opportuno. Intanto vi consigliamo di fare da questa sera per una settimana questa pastonata all'aglio, che rinforzerà sicuramente i canarini e inoltre ha un forte potere antibiotico. Dato che stiamo parlando di esseri molto piccoli, questo effetto sicuramente si svilupperà immediatamente. Quindi vi ringrazio tutti e questa sera faremo questo video molto semplice, basta un piccolo frullatore per farlo ed è molto efficace. Grazie a tutti e buona giornata.